trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Inazuma Eleven Go Chronostones Randomizer. Stavo per dire Galaxy, il che è preoccupante. Nello scorso video siamo arrivati nella Cina durante la guerra dei tre regni e dobbiamo incontrare Zhuge Liang. Abbiamo già incontrato Liu Bei, che è il personaggio del quale dobbiamo prendere anche i poteri per fare Mixmax, ma Zhuge Liang si trova in cima alla torre nella quale siamo al momento dentro. E dobbiamo arrivare in cima, ancora non siamo in cima. Questi qui ovviamente non vogliono affrontarmi, io li skipperei. Perché sì, ho detto, affronterò tutti e se mi batte anche uno solo, cioè, levo i personaggi. Sì, sono a un livello troppo alto per perdere. Infatti. Sì, cioè nel senso, non è che mi serva proprio... Ma è... Chaxel... Oh però, ah no, pensavo che era Shaxel. Forge, vabbè dai, vediamo Forge, mi piace, c'è un capello bello Forge. Praticamente io potrei fare questa sfida all'infinito per farmare Shaxel, ma ne vale la pena per un randomizer? Non lo so, non mi convince molto la faccenda. Questo è il peggiore di tutti. Are you sure about that? Vai, meno male. Non pensavo di farlo così presto questo. Salvo perché non vorrei doverlo rifare. Ah dai, tu, ecco, sfidaci, dai. Il calcio è troppo convenzionale, è molto meglio gli sport di nicchia. Tipo? La tua mamma... No. Galle, 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 galle. Oh, oltre cielo. Abbiamo ottenuto un'altra tattica, il che non è male. Ma qua è ancora peggio. Stavolta tre. Mi ero dimenticato che ce n'era un altro con tre fiaccole e non solo quello con due. Devo ammetterlo. No, questo era l'ultimo. L'ultimo tranello di Ciccio Pasticcio, no? Oh, ciao, Celia. Il calcio appartiene al passato. No, al futuro. Dai. Oh. Davvero non c'è nessuna trappola strana? Ah, mi sembra... ti pareva? Poteva essere, secondo voi? Ma poteva essere, sì, effettivamente. Oh, è bellissimo! Zhuge Liang, avevate promesso di farvi vedere. Venite subito fuori! Oppure dirò a tutti che avete la fobia delle pulci e del tè verde, che non sapete contare! Concordo con la faccia che ha fatto Victor. Cosa succede? Ehi, hey, Zhuge Liang! E anche questo direi che può dare benvenuto all'internet, ma ormai sono passati molti anni. Sogno di creare una Cina nuova, un paese a servizio del suo popolo, Zhuge Liang, vi prego, anzi vi supplico di aiutarmi. Se non agiremo tempestivamente, Xiao Xiao salirà a potere e il popolo soffrirà. Mentre con voi la Cina conoscerebbe una nuova epoca d'oro, giusto? Sto qui apposta. E quale sarebbe il mio ruolo in questo ambizioso piano? Fai quello che ti pare. Dai, su, dai, ti faccio fare quello che vuoi, ti faccio regnare qui sopra. Ti diamo tutto quanto quello che vuoi, fiori, tè, quello che ti pare. Ho sempre pensato che Zhuge Liang fosse un uomo. I libri di storia ingannano. Come faremo a spiegare loro come funziona il Miximax? Non vi è nulla da spiegare, so tutto. Questa è una cosa a cui non avevo mai pensato e non mi ricordo se viene spiegato. È di un altro universo, uno Zhuge Liang di un universo parallelo. O siamo noi ad essere finiti in un universo parallelo, il che avrebbe senso visto che... Visto quello che è successo precedentemente. Allora, Zhuge Liang, sì o no? Decidi? Ti faccio la domanda dell'uomo del parcheggio, dai. Qualunque sia il vostro piano non mi riguarda. Oh, che seccatura. Sta per succedere qualcosa. Eh sì, che stiamo per rimanerci. Piacere di vedere, ammoliti della Raymond. Stavolta però mi sono portato dietro dei compagni di gioco. No! 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 Dai, ma Sol non può essere con loro! Moriamo dalla voglia di giocare con voi, ammolliti. Vi presento la Optim Domain. Sì, perché Optim, perché sempre per il fatto di roleplay che lui si chiama Optim. Insomma, lo spiego ogni volta per chi magari non se lo ricorda o per chi è nuovo. E così questa è la sua vera squadra. Quanto pare. Modalità creazione campo. Thank you.
Che stregoneria è mai questa? La stregoneria chiamata scienza. La scienza può essere una stregoneria. Liu Bei farà l'allenatore? Beh, certo. Perché farlo fare a un robot che sta con noi da quando è iniziata questa faccenda? Pronto, amico? Volete che Zhuge Liang prenda le vostre difese? Beh, in questo gioco chi vince si prende tutto, perciò giocate duro. Beh, mettiamo fine a questa farsa, bravo. Mi hai letto nel pensiero, mettiamo fine a questa schifezza. Schifezza nel senso partita inutile. E abbiamo qui, soldi in attacco non mi piace per niente. Abbiamo CB111X. Che fa? Turbine di sabbia. Tecnica 141, va, grande. Denrai Ochimura! Totus Norte, va bene. Stace Strikes, Jinpei Ashiga, Scary Scowler, Sierra, Napada, Herman Chauvin, Sol Daystar che a cascata planetaria! Va bene, Optimum Limbo, ah, eccolo! E Perla Scissors, Nuno Vertigo, Morgan Stern, Morganster, ah certo, Maya, Mei Foyo, bel nome. Round Deep. Ah, Stillwater. Bello. E Vern Spring. E allenatore Nakaoka. Amico di Ryoma Sakamoto. Dubito. La Raymond batterà il calcio d'inizio come sempre. Vabbè, amico mio. Ecco, ovviamente. Andiamo all'attacco. Fatti avanti. Mamma mia, hai 40 anni, amico mio. Ritirati. Contro dei bambini stai giocando. Mamma mia. Cosa speravi di fare? Vuoi che ti insegniamo come si gioca? È forte, ma teme la sua stessa forza. Ah, mo ti interessa? Prima hai detto non è fare mio. Mo ti interessa? Molto interessante. Sì, però anche lei con questa voce molto seducente, signorina. Non va bene, eh. Dopo... Oh, però consumati i punti, bravo! Consumati i punti! E no, non posso parare. Oddio, veramente potrei, Veramente potrei, però il gioco aumenterebbe comunque la potenza del tiro. Me l'aspettavo. Io sì, perché ho visto Invincibile. Non sembrano intenzionati a sbarazzarsi di quel peso morto. Peggio per loro. Oh, ti fa male il petto? Il cuoricino non regge? Dai, continuiamo a giocare. Ora posso fare il bello e cattivo tempo? Me lo lasci fare, per favore? Voi avrete anche Liu Bei, ma io ho... Mixi Max Trans, ciao, ciao! Ben terracotta è diventato. Rimettiti a posto la mascella, non ho finito. Dai un'occhiata al mio spirito guerriero, guerriero del nord, Xuan Wu! È veramente lui, ma è Orochi. Ciao ciao, deve essere un evocatore. Com'è che ti chiamano? Mark Evans, eh? Adesso sì che le cose si fanno interessanti. Ma ha rubato la Cronostone alla Eldorado, ma tu sei un mago, sei. Ma sei fortissimo allora. E a noi volevo andare in Miximax, però tu mi hai fatto sbagliare. Mamma mia. Grande! Trapper, che ti ha preso un attacco di incazzatura nera? Mi piace, mi piace. Vai, 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 avanza, avanza, Tato, avanza. Va benissimo se avanzi come... Corri come un coniglietto impaurito. Bravo! Dai, salta! Ma che bravo! Ma è bravissimo! Ehi! Se solo potessimo... Evoco Poseidone? Dai, evoco Poseidone a sto giro. E loro non evocano nulla? Ok, il portiere forse non ce l'ha. Dai Ashiga, levati dalle scatoline che c'hai, ti ho detto c'hai 40 anni, levati, bravo. Fai giocare. Ma scusami. Ma allora faccio un tiro normale. Beh. Non ho capito, Invincibile. Che devo fare? Devo far passare il primo tempo così? Amici miei, è il momento di fare un paio di gol e vincere questa partita, no? Come hanno fatto quei vecchiaggi della Eldorado ad avere così tanti problemi contro una squadretta del genere? È una noia mortale giocare con voi, pesciolini? Facciamola finita. Giocare? Credi che stiamo giocando? Noi stiamo lottando per il futuro del calcio! Non permetterò che finisca così! Un drago? Ah, lo sapevo che era un drago!
No, non credo. Guardate! Quello è uno spirito guerriero, la manifestazione di un cuore forte. Sol! Sento un potere crescere dentro di me. Ora capisco cos'è il Miximax. Oh, quello era un Miximax indotto. Non credevo nemmeno che qualcuno ne fosse capace. Zhuge Liang, devo ringraziarvi per averci prestato la vostra forza. Non ringraziatemi. Non l'ho fatto per voi. Usare quel ragazzo era semplicemente il modo più efficace per ravvivare il mio fuoco interiore. Un Miximax con Zhuge Liang. Ottimo. Voglio proprio vederlo in azione. La sfida ora è molto più facile perché gli altri si sono finiti i punti. E invece io sono ancora bello carico. Però manca ancora un altro Miximax. Forza, mostratemi i poteri di Zhuge Liang. Ok, va bene. Lasciate che me ne occupi io. Hai un piano? E come? Seguitemi! Zhuge Liang! Userò il suo potere per vincere questa partita e salvare il calcio! Siete troppo scarsi! Non potete fermarmi! È il momento! Oh, la formazione a guscio! Ah ah! Fregato! Così impari. Però il problema è che dovevamo passare la palla al nostro amico Ar. Tartarughe. Sì, tartarughe. Quelle che nello scorso episodio stava cacciando con un cannone. Ora devo solo prepararmi a effettuare Miximax con Liu Bei. Rosawell, io te lo auguro. Te lo auguro davvero. Facciamo una tattica? Facciamo una tattica anche noi. No, marcia a cascata no, però. Ah. Ma perché? Ah, è vero, lui ancora è il Miximax. No, però. Ah, ma no, lo consuma i punti. Ma cosa succede? Scusami. Quell'aura emana un potere immenso. Ok, sì, ma perché? Scusami. Non ce lo dovrebbe. Dovrebbe aver finito lui ormai. Ah, ecco, ora se l'è finita. Però penso che anche Tira posso pararlo. Ah, sì, paro con lo spirito, certo. Ok, 31 di tiro. Mamma mia, che schifezza, Optim. Ok, questa. Ok, l'abbiamo presa. Vai, perfetto, Ar. Sei tutti noi. Guarda, ti tiro da qua, ti tiro. E ti faccio proprio. Arpione Silurante. È sprecato Arpione Silurante? Ma certo che è sprecato. Si finisce lo spirito guerriero, Goldstair. Ma certo che si finisce lo spirito guerriero. Però può andare in Miximax. E questa è la cosa bella, che può andare in Miximax. E io ce lo faccio andare subito. Chi è che lo evoca? Ah, proprio il vero Sol. Vabbè, sì, qui non possiamo fare molto perché, beh, è quello che è. Posso evocare il. Posso fare il Miximax, per favore? Allora, mi sa che vince lui, perché ha molti, molti, troppi più punti di me. Però va bene. Va benissimo. Va bene. Sì, sì. Ci può stare. Però non gli rubo palla. Allora, per il Miximax mi pare che se ne possano avere massimo 3 in campo, giusto? Come per lo spirito guerriero. No, gli ho rubato palla? Ok, buono. Sì, allora mi aspetto a fare un altro Miximax perché non posso farlo. Più che altro. No, trivella infuocata, no però. Così mi rovini i piani, Tato. Uffa. Difesa di ghiaccio funziona? No, mi sa che. Oddio, potrebbe funzionare se non fa nessuna tecnica, No, 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 questo ci fa un altro gol ora. Tira da lontano, tira. Vado in armatura e mano di luce. No, questo è gol.
qua Well che si allena, Rosawell, ma non ce la faccio a farmelo piacere come personaggio. È troppi pochi punti tecnica. Se ne avesse avuto qualcuno di più sarebbe stato meglio. Oddio, Rosawell! Mamma mia, Rosawell! Ti sposerei se non fossi finta. Bravissima! Come ha fatto a pararla non lo so, però è andata benissimo. Grande, vai, passa. Oh, avanzamento. Peccato perché volevo fare gol, veramente, eh. E sancire così la mia vittoria, però quanto pare non si può. Zanark addirittura due spiriti, sì, Optim, vabbè, Zodiaco, va bene, vai. Dai. Il mio potere mi distruggerà, non rimarrà niente di voi. Il cuore, te l'ho detto, devi fare il bravo. Ma com'è invincibile, mamma mia. A parte no, deve accadere questo, deve accadere ciò. Cos'è? Tutto da solo ha fatto. Ma che è successo? Cosa è successo? Non ho capito. Cioè, Rosa ha fatto sagome difensive e poi è partito il tiro. Che cosa? Vabbè, quel tiro è impossibile pararlo. Non è vero. Dai su con immorale, puoi parare qualsiasi tiro. Ma non sono nemmeno pronta per il Mixmax. Figuriamoci se posso parare un tiro così. Se non intendete ritirarvi, dovete adottare contromisure più efficaci. Il problema è che temi il potere di Optim così tanto che non ha più voglia di combattere. Se continua così andrà sempre peggio. JP! Questa battaglia non è ancora finita! Vuoi forse dirmi che ti arrendi? No! Non posso parare questi tiri! Non ci riesco! Nemmeno io posso sconfiggere Shao Shao da solo. Insieme a Guan Yu e Zhang Fei, sono stato in grado di salvare numerose persone in Cina. Se lotto per una causa, non permetto a nulla e nessuno di frapporsi fra me e il mio obiettivo. Faccio il possibile e l'impossibile. La mia causa è salvare la gente. È ciò che mi spinge a continuare, la ragione per cui respiro. Liu Bei. Dobbiamo costruire un paese forte per il bene del popolo che lo abita. Insisterò finché non ci sarò riuscito. So che riesci a capirmi, JP. Sei giunto fin qui. Puoi davvero arrenderti proprio adesso? No, non posso arrendermi. Ha ragione. Farlo adesso sarebbe come dire addio al calcio. Ho affrontato giocatori forti in passato e ho vinto. Perdere il calcio sarebbe come perdere una parte di me stesso. Per sempre. Liu Bei, non la deluderò. Questo è lo spirito giusto. Wonderbot, è il momento di provare il Mixmax, non credi? Ah, direi proprio di sì. Pronti al Mixmax! Mixmax completato! Praticamente Rosa si toglie il casco. Vai, evochiamo Vritra! Perfido drago! Ah, che bello! Ma che vuole questo? Levati, che c'è solo un punto! Levati! Se me lo scarichi troppo ti pisto come una ciabatta. Ma guarda quanto me ne hai sprecato, animale! Levati, tu non sei il vero Sol, quindi posso insultarti. Sfondamento. Dai. Bello massello. E chi te lo distrugge a te? Chi ti distrugge? Qua, vai. Facciamo il giro. Facciamo un bel giro. No, facciamolo il giro, te l'ho detto. Cosa fa qua a mezzo, Trapper? Per spararci un bit all'ultimo? Io lo accetterei comunque, lo accetterei, eh. Vai, furia elementale! Questa è sempre bella da vedere. Soprattutto quando fa numeri come 428, ok. Possiamo fare di meglio però, eh. Possiamo fare di meglio. E daremo una pareggiata, sì.
Beh, mi sono divertito più del previsto. E ora mi divertirò ancora di più ad annientarvi. Oh, e basta! Di nuovo quella sensazione. Ma che succede? Xanark, qualcosa che non va. Oh. Cosa gli sta succedendo? Sta perdendo il controllo! Non possiamo restare qui! Correte! Beh, è andata meglio del previsto. Per fortuna, secondo me è uscita segreta. Quindi bastava pareggiare qui. Non ricordavo tutte quante le partite. L'aura di Xanark sembra. Questa mi ricordavo alla fine che. Dovremmo essere al sicuro per ora. Grazie. Che alla fine davano forfè loro, però dovevamo comunque pareggiare. Bene, Zhuge Liang, vi ringrazio per averci tratti in salvo. E così, finalmente, sono riuscito a incontrarvi. Mi dispiace di aver insistito così tanto, ma io e il popolo cinese abbiamo bisogno di voi se desideriamo la pace. E sia? Avete detto di sì? Ebbene sì, a una condizione. Non intendo essere vostra sottoposta, bensì vostra sorella, vostra pari, Liu Bei. Ehi, come si permette di parlargli così? Combatteremo comunque da pari, quindi non vedo il problema. È quello che dico anch'io. Siete un uomo carismatico, che esercita fascino sulla gente. Siete insostituibile. Io stessa desidero vedervi all'opera. Oh, ma davvero? Adesso però torniamo subito alla nostra epoca. Tutti di corsa alla macchina del tempo in Azuma! Ti contenti, terra luce e vino, e let's go! Cosa mi sta succedendo? Cos'è questo potere? Sono fuori controllo. La mia grandezza non conosce limiti. Finalmente inizi a capire chi sono gli ultra evoluti. E tu chi saresti?